Grazie, grazie. Allora parliamo di forma, chiamo Antonella Cupi a parlarci di frattali, perché di nuovo stiamo parlando di forma e di genesi. Buonasera a tutti, sono Antonella Cupi e ho scritto la mia tesi sui frattali e la musica. Cosa sono i frattali? Con il termine fractal, coniato dal padre della geometria frattale Benoit Mandelbrot, si intende descrivere una famiglia di oggetti geometrici che precedentemente dalla geometria classica venivano definiti formless, cioè privi di forma. Essi si caratterizzano per essere frammentari e regolari. Inoltre possiedono una bellissima caratteristica, che è quella di essere scalabili, cioè osservando l'oggetto in diverse risoluzioni, esso mantiene le sue caratteristiche. Infatti, se noi andassimo a zoomare la figura, al posto di perdere definizione, essa si arricchisce di maggiori dettagli. Un frattale è un oggetto geometrico fatto di parti in un certo senso simili al tutto. Questa è la definizione che Benoit Mandelbrot diede nel suo primo libro, Gli oggetti frattali, forma, caso e dimensione. In natura sono diversi gli oggetti che hanno una forma frattale. Per esempio l'ombrello dell'Angelica appare formato da una successione di ombrelli sempre più piccoli, ma simili all'ombrello grande. Una delle prime domande che si pose Mandelbrot e che portò quindi allo studio degli oggetti frattali è stata: che forma ha un fiocco di neve? Egli, per rispondere a questo problema, definì un insieme che ne descrive esattamente la forma, come si può vedere dalle immagini. La somiglianza fra il fiocco di neve reale e quello frattale è molto alta. La mia tesi è basata sullo studio di questi oggetti dal punto di vista geometrico e inoltre ho costruito un algoritmo che, partendo dai punti di questi oggetti frattali, produce una melodia. Di certo non sono stata la prima. Già nel 1938 Villa-Lobau produsse una colonna sonora di un film partendo appunto da un oggetto frattale, come può essere il profilo di una montagna. Egli ideò questa melodia traducendo le altezze in note, creando così, con la variazione delle altezze, una musica che al momento è nota come Mountain Music. L'idea alla base dell'algoritmo è quella di considerare i punti che compongono appunto questi oggetti come delle proprie note, do, re, mi, mentre la loro altezza sul piano rappresenterà l'ottava. Infine, manca da determinare la durata di ogni singola nota, pertanto è stata calcolata calcolando appunto la distanza tra due punti consecutivi. Per esempio, consideriamo tre punti, P1, P2 e P3. Ad ognuno di essi è associata una nota che è data dall'ascesa dei punti. In questo caso 3, 4 e 5. Avremo un re diesis, un mi e un fa. Mentre le ordinate rappresenteranno le ottave del pianoforte, quindi in sostanza avremo un re diesis della seconda ottava e un mi e un fa della terza ottava del pianoforte. Infine, bisogna determinare la durata delle note. Avendo qui, in questo caso, solamente tre punti, possiamo calcolare solo due note. E quindi calcoliamo la distanza tra il primo e il secondo punto, calcolando banalmente quella che è la distanza euclidea. Vediamo che ci viene 1,41. La arrotondiamo all'intero più vicino, in questo caso 1, e la moltiplichiamo per un sedicesimo, che è la durata minima che è stata scelta arbitrariamente. Quindi avremo in questo caso due semicrome, un re diesis e un mi. Poi il fa sarà determinato dal quarto punto, che non c'è nell'esempio. Il primo oggetto che ho costruito è stata la curva di Van Gogh, o anche detta merletto.
Essa si costruisce partendo da un segmento, si divide in tre parti, si elimina la parte centrale e si costruisce una sorta di tenda con ogni lato che ha con ogni lato lungo quanto quello appena tolto. Per esempio, se noi considerassimo un segmento unitario, avremmo un terzo, un terzo, un terzo, quindi eliminiamo la parte centrale e abbiamo una tenda con due lati, un terzo e un terzo. In questo caso avremo poi quattro segmenti e ripetiamo l'algoritmo anche su di essi. Ogni volta avremo ulteriori segmenti sempre più piccoli, fino ad avere il merletto, che è l'ultima figura in basso. Questa figura ha prodotto la melodia che sentirete nella prossima slide. Quello che a me è piaciuto di più è l'insieme di Mandelbrot, perché come sentirete avrà una musica abbastanza variopinta. L'insieme è formato da valori complessi, tali che fissato un numero iniziale z0 pari a 0, la successione zn più 1 che è pari a zn al quadrato più una costante c si mantiene limitata. Se esiste un numero naturale tale per cui questa successione in modulo eccede al 2, il punto va rapidamente verso l'infinito e non appartiene all'insieme. Questo tipo di punti viene assegnato un colore nero. E invece viene assegnato un colore diverso dal nero, che come vedrete poi nella figura successiva va in base a quante iterazioni dopo quante iterazioni va verso l'infinito, cambia la sfumatura. Infatti vediamo i punti centrali sono tali per cui la successione rimane limitata, mentre quegli esterni la successione va infinito. Questo insieme ha prodotto la seguente musica. Insieme che è molto simile all'insieme di Mandelbrot è l'insieme di Julia, che è stato descritto per la prima volta nel 1918, e le sue ricerche furono però dimenticate fino all'arrivo di Mandelbrot. E al variare infatti di z0, che nell'insieme di Mandelbrot era fissato a 0, l'iterazione divide il piano in due regioni complementari, una in cui la successione rimane appunto limitata e l'altra in cui questa diverge. Anche questo insieme è stato utilizzato per generare una musica ed è la seguente. (Musica)
potete notare, questa musica sembra proprio stesse componendo una scala. Infatti, i punti partono dal centro e percorrono proprio il rametto dell'insieme di Zulia, fanno proprio questo movimento, che come si può vedere dalla figura. Per quello sentiamo questa monotonia che sale via via e poi torna da capo. Va dal centro verso l'esterno e poi torna di nuovo nel centro e arriva verso l'esterno. Infine, per collegarci nuovamente con la natura, ho generato anche un albero frattale che è molto simile all'ombrello dell'Angelica e che ha prodotto questa musica. Tutti questi algoritmi si basano comunque su dei parametri scelti arbitrariamente, soprattutto quest'ultimo. Infatti, la scelta dei parametri fa sì che l'oggetto sia totalmente diverso e di conseguenza la musica che ne deriva può essere totalmente diversa. Infatti, viene lasciato molto spazio alla creatività. E soprattutto nell'ombrello dell'Angelica, come avete visto, è una musica molto più lenta rispetto alle altre. Basta. Grazie a tutti.